Simo, scusa, ma io da oggi non ho più bisogno di te, vero, dottor Squalozzi? Vuoi dire che hai scoperto come mangiare sano? Certo, il dottor Squalozzi mi ha consigliato il clean eating. E come si fa? E che ne so? E voi amici, avete sentito parlare di clean eating? Sapete cos'è? Lo avete provato? Oppure è una parola sconosciuta? Ma soprattutto funziona? Questo è quello che vediamo nel video di oggi, dove sveliamo la verità su questo fenomeno e sfatiamo un po' di falsi miti. Subito, se vi piace l'idea, mettete un mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Che cos'è il clean eating? È uno stile alimentare nato di recente in America e diventato popolare negli ultimi anni grazie a Instagram. Non è una battuta, di questo parleremo dopo. Il concetto di base del clean eating è abbastanza semplice: evitare il più possibile gli alimenti confezionati e preferire gli alimenti freschi. Clean vuol dire pulito e anche fare pulizia del cibo spazzatura e sostituirlo col cibo naturale. Riguardo alla qualità degli ingredienti, bisogna scegliere il massimo, ma anche il massimo che ci permette il portafoglio. Cioè, poco ma buono? E sembra di sì, e qui sfatiamo i due primi falsi miti. Primo, questi concetti non sono una novità, sono i concetti base della naturopatia, che è stata la prima disciplina a occuparsi del cibo come strumento di benessere. Ma io ne parlo da anni nei miei video. Secondo, mangiare poco in senso assoluto non è sempre la soluzione ideale. Sono la costituzione fisica e lo stile di vita a determinare quanto dovremmo mangiare. Andiamo avanti, ma prima, se trovate utili i miei video e volete aiutarmi a diffondere la salute naturale, fate così. Mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile dedicato al canale. Info in descrizione dove metto anche il link ai miei libri, ebook, playlist e tutto quanto. Dicevo, il clean eating è diventato famoso grazie al successo di alcune blogger americane su Instagram. Lo hanno usato come cavallo di battaglia della loro popolarità, innescando un fenomeno mondiale e una gara a suon di selfie che immortalano fisici scolpiti e foto food porn di insalate e cibi healthy. Food porn? Sì, foto del cibo esteticamente impeccabile che crea desiderio. Ma fin qui niente di male, anzi, un po' di sensibilizzazione sul cibo naturale va sempre bene. Allora anch'io diventerò come loro se seguo il clean eating? Ma dipende, questo è il falso mito numero 3. Le blogger o influencer più famose lavorano moltissimo per raggiungere e mantenere un fisico perfetto. Fanno sport, sono attentissime alla dieta e chissà che cos'altro che non vediamo. Per noi, gente comune, non è possibile seguire lo stesso stile di vita e ottenere gli stessi risultati. Se non teniamo conto delle nostre vere esigenze e ci fissiamo sul cibo in modo ossessivo, non è sano, lo dico anch'io. Se diventa un disturbo alimentare, si chiama ortoressia. Mangiare sano fa bene, ma siamo tutti diversi e abbiamo bisogno di trovare il nostro giusto equilibrio, non quello delle blogger famose che non fanno altro. Bisogna sempre seguire un percorso costruito su misura, come un vestito che ci sta bene addosso. Questo è il lavoro della naturopatia, è il mio lavoro. Se volete un coaching personalizzato con me, c'è il link in descrizione. Allora, questo clean eating è una gran conchigliata? Ma no, assolutamente no. Mangiare meno cibo spazzatura fa bene. Scegliere ingredienti sani fa bene. Scegliere alimenti di qualità fa bene. E preparare i cibi in casa fa bene. Ma non bisogna farsi illudere dalle sirene dei social e dalle foto che vediamo su Instagram perché sono costruite meticolosamente. La consapevolezza paga. Seguire la moda? Non sempre. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!